Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Finisce il mese di febbraio, ma non finiscono le tragedie. Vorrei brevemente condividere con voi tre pensieri pensando alla strage in mare vicino a Crotone di domenica. La prima riflessione, il primo pensiero del dolore, del pianto per chi è credente, della preghiera, un invito all'umanità, così come ha fatto il parroco Don Rosario Morrone di Botricello. E per le sue dichiarazioni insieme al medico, addirittura entrambi rischiano di essere denunciati per quello che hanno detto. Ecco, la prima cosa, e grazie anche a loro e a tante altre persone, è quello di restare umani. La seconda riflessione è: non si può accettare dal ministro degli interni l'invito a bloccare le partenze, o qualcun altro ha detto: non speculiamo sui morti, ma come si fa a dire di bloccare le partenze a chi fugge, per esempio, dall'Afghanistan, da una guerra dove noi siamo andati a bombardare? È inumano, è crudele dire una cosa del genere di fronte a questa tragedia. E vi invito allora a leggere questo libro dell'amico Alidad, giovane ragazzo fuggito qualche anno fa dall'Afghanistan e arrivato in Italia. Leggetelo, perché ci può aiutare. Via dalla pazza guerra. La terza è una riflessione, se vogliamo, di speranza. Questo quadro di Annibale Carracci degli inizi del 1600, che noi abbiamo usato anche per le nostre iniziative proprio sullo Zafferano a Cesara, ci presenta la fuga in Egitto. Maria, Giuseppe e il bambino fuggono in Egitto perché Erode vuole uccidere il bambino. Allora anche Maria e Giuseppe sono stati dei genitori scriteriati. Non dovevano farli partire, ecco, potremmo dire, a loro è andata bene, per fortuna, hanno trovato accoglienza in Egitto, ad altri non va così bene e trovano la morte. Ci vediamo venerdì con Non di solo pane.